Va ora in onda Il dono di Grazia. Conduce Grazia Bergamaschi. Ciao a tutti, io sono Grazia Bergamaschi e come ogni giorno vi do il benvenuto alla puntata del Dono di Grazia. Anche oggi daremo spazio ad una nuova testimonianza e la nostra ospite, che fra poco vi presenterò, ci racconterà una meravigliosa testimonianza che ha vissuto sulla sua pelle. Soltanto una cosa prima di iniziare, voglio aggiungere questo, che tutte le nostre testimonianze sono tutte testimoniate con documenti e referti che possiamo avere in qualsiasi momento per poterli guardare e vedere. Quindi io do il benvenuto alla mia ospite, che è Valentina Rotolo. Ciao a tutti, ciao, sono Valentina. E intanto come stai? Bene, ringrazio Dio, tutto bene. Oggi ci diletterai con la tua testimonianza, che è molto forte, mi costa perché ti sono stata molto vicina in questa tua storia e vorrei che tu ne parlassi pubblicamente perché è di grande incoraggiamento. E allora, che cosa è successo alla tua vita? Raccontaci. Allora, alla mia vita è successo che per 2 anni io e mio marito non riuscivamo a concepire un bambino. Abbiamo fatto esami contro esami, sia io che lui, ma non avevamo nulla di sbagliato, nulla di errato che potesse... Non c'era nessun impedimento, quindi... Nessun impedimento, andava tutto bene. Dopo quasi 2 anni c'è stato in chiesa da noi la parola della grazia, una conferenza della pastora Deborah Swilly e suo marito. E suo marito. E mi ricordo che tu stessa mi hai incitato ad andare davanti al pulpito per farci ministrare. E la pastora Deborah, mi ricordo benissimo che ministrando me, mi disse che era in arrivo un bambino, cosa che io non gli avevo chiesto. Ah, quindi tu praticamente sei andata lì per farti ministrare, ma non gli hai detto che avevi difficoltà ad avere un bambino. No, la mia bocca era totalmente serrata, chiusa, non gli ho chiesto nulla, è stata lei a parlare. Questo a dicembre del 2016. A gennaio, fine gennaio 2017, scopriamo di aspettare un bambino, un bebè. Dopo 2 mesi, e perciò entro il 3° mese, facciamo tutti gli esami, noi contentissimi, facciamo tutti gli esami e la ginecologa un giorno ci chiama dicendo di rientrare di nuovo nello studio perché c'era un problema. Durante il tragitto mi ricordo benissimo che io pensavo che se Dio aveva dato un dono perfetto ad Abramo e a Sara a 99 anni, non riuscivo a capire come mai Dio potesse darmi una cosa, potesse crearmi dei problemi a 33 anni. Arrivo dalla ginecologa e mi ricordo benissimo questa scena. Entro, ci salutiamo, mi metto accanto a lei seduta, poggio la mia mano destra sul foglio del referto medico e dichiarai che a me non interessava cosa c'era scritto su quel foglio, perché mio figlio, il bebè che portavo in grembo, era perfetto. E lei, da umana, si stupì. Scusami, fammi capire, torniamo un attimino indietro. Tu hai avuto la bellissima gioia di questa gravidanza. Non ho capito il passaggio, però. In che occasione la ginecologa ti ha detto di tornare in studio? Quindi tu avevi già fatto degli accertamenti in studio? Sì, io avevo fatto degli accertamenti classici, uno screening, okay, per vedere se il bambino potesse riscontrare delle patologie. Ma io già sapevo che comunque questo bambino non aveva nulla, perché era già stato dedicato a Dio. Rientrando in studio dalla ginecologa e dichiarando quello che ho detto poc'anzi, che il bebè era sanissimo, che non mi interessava cosa c'era scritto in quel foglio, la ginecologa un po' rimase di ghiaccio, perché non riusciva a capire la mia dichiarazione, la mia fede. E lei mi disse: signora, io le devo dare il mio parere da medico. E io gli dissi: signora, io le do il mio parere divino. Finisce là la nostra visita, ce ne andiamo. Lei ovviamente mi invogliava a fare ulteriori esami per vedere se questa sindrome di Down, perché
per il mondo mia figlia in questo esatto istante dovrebbe avere la sindrome di Down, mi incita a fare ulteriori esami, ma io quindi, mi rifiuto. Aspetta, qui è interessante, la cosa si fa interessante. Allora, tu fai questi esami, esatto. E da questi esami si evince che negli esami del bambino ci poteva essere questa sindrome di Down, e loro te lo dicono? Sì, me lo dicono che c'è un alto rischio dell'80%, okay, che il bambino poteva avere la sindrome di Down. Okay. E io e mio marito ci siamo aggrappati a quel scarsissimo 20% di possibilità. Certo. Che il bambino potesse essere sano. Ovviamente lo sconforto c'è stato, perché siamo umani, ma subito ci siamo aggrappati a quella parola che Dio dice: le mie promesse sono sì ed amen. E se Dio dà le promesse, di sicuro non, come posso dire, non le mantiene, amen. Le mantiene in eterno. La cosa che abbiamo scelto di fare io e mio marito è di non dirlo a nessuno, né alla nostra famiglia, né alla famiglia di mio marito e né alla mia famiglia. Come mai questa decisione? Perché? Perché abbiamo preferito non avere contaminazioni esterne, sia positive, di richieste di preghiera, per sostegno, per chiedere se effettivamente il bambino potesse avere dei problemi, o dall'altra parte negativa, di persone che non erano ai tempi ancora convertiti e che ci potevano influire in maniera negativa se dovevamo tenere questo bambino. Ah, quindi anche incoraggiamenti ad abortire. Esatto. E abbiamo preferito abbandonare ogni cosa. Uh-huh. E questo, quindi vi siete isolati. Esatto. Eravate tu e tuo marito. Esatto. Eravamo solo io e mio marito, che ringraziavamo. Noi non pregavamo se il bambino era sano o no. Noi pregavamo perché questo dono era perfetto. Ok. Quindi la confessione di fede è importante. È vero che dalla nostra bocca devono uscire decreti, perché la parola crea, e questo è fondamentale per chiunque, secondo me. Amen. Non soltanto per i figli di Dio, ma anche per chi non conosce Dio. La parola è fondamentale. Amen. Essere sempre positivi. Positivi e fermi in quello che Dio ti rivela in quel determinato momento, perché Dio mi ha rivelato in quel determinato momento davanti alla ginecologa che il bambino era sano, e io mi sono aggrappata a quella dichiarazione che Dio mi ha dato. E quindi poi che è successo? Questa ginecologa come ha continuato questo discorso? Questa ginecologa ogni mese ci chiedeva se andava tutto bene, se avevamo cambiato idea, ma noi... Scusa, in che cosa dovevate cambiare idea? Se continuare a fare, se fare ulteriori esami per vedere effettivamente, accertarci la natura di questo bambino. Ok. Noi credo che dal... quinto mese in poi abbiamo chiesto alla ginecologa di non toccare più questo tasto, e che non ci interessava più parlare di questa situazione. Dovevamo andare avanti, e io dovevo solo partorire e gioire per la nascita della mia bambina, perché poi si è scoperto che era una bambina. Sì. Perciò passano 6 mesi, perché noi abbiamo saputo di questa notizia a 3 mesi, e noi dai 3 ai 9 mesi abbiamo tenuta questa Notizia segreta, tra virgolette, molto segreta, tra me e mio marito. Durante il parto è stata una gioia, ed è stato bello quando, non dimenticheremo mai, mio marito mi ha assistito, e mi ricordo benissimo che quando mi hanno messo la bambina in grembo, prima ha guardato mio marito e poi ha guardato me. Mio marito è scappato dalla gioia, non l'ho visto più, e quella sera stesso mio marito si è liberato di questo grande segreto, e nessuno ci voleva credere. Erano titubanti, anche se avevano visto la bambina che era sana, e ci chiedevano, nonostante tutto, se la bambina stesse bene. Ah, ora capisco perché voi non avete detto nulla alla vostra famiglia, perché comunque avreste avuto sicuramente pressioni pesanti. Quindi con tutto ciò che la bambina era nata, loro non erano... cioè, hanno negato l'evidenza. Sì, avevano questo dubbio di sapere se effettivamente la bambina fosse sana o meno. Non tutti, ma c'è stato qualcuno. C'è stato.
E per noi è stata una grande vittoria. Infatti la bambina l'abbiamo chiamata Vittoria. Vittoria, quindi ogni giorno Vittoria sente dire sei una Vittoria. Sei una Vittoria, sì, gloria a Dio. Bellissimo, bellissimo. E quindi quando questa bambina è nata e l'avete presentata, avete visto che la bambina era perfettamente sana. Sì. E solo una domanda mi sorge, ma la dottoressa? La dottoressa l'abbiamo incontrata una volta. Quindi non ti ha fatto partorire lei? Non mi ha fatto partorire lei. Okay. L'abbiamo incontrata in un ristorante e lei evitava di incontrarci. Quindi perché era imbarazzata. Sì. Proprio deviava il nostro sguardo, faceva in modo di non incontrarci, nemmeno per un saluto. Ho capito. Vabbè, devo dire che certe situazioni poi creano imbarazzo, perché da una persona che pressa sempre sullo stesso tasto, perché poi vedi, a volte i medici giustamente vanno secondo la loro razionalità, ma noi crediamo in un Dio che le cose normali le rende soprannaturali. Amen. E noi crediamo in un Dio che fa le cose in modo soprannaturale. E questo è bellissimo. Infatti, sai, mentre ti aspettavo questa mattina, cercavo un verso che potesse un po' raccogliere la tua testimonianza. E in Isaia 43, nel verso 19, ho letto questo: ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Ed è così, Dio fa cose nuove, anche se l'uomo può decretare cose diverse, che magari nella natura possono sembrare non c'è niente da fare, in questo caso devi abortire perché il bambino potrebbe nascere down. Tu hai semplicemente creduto nella promessa di Dio. Dio dà solo doni perfetti. Ti sei fidata della parola di Dio, non hai permesso a nessun fattore estraneo di dire diversamente da quello che era la parola di Dio, e hai ottenuto la tua promessa. Amen. E hai ottenuto vittoria di nome e di fatto. Perché io conosco la tua bambina, è bellissima. E poi so che Dio ti ha aggiunto un altro meraviglioso dono, un altro bambino, che è arrivato senza problemi, senza ritardi e senza nulla. Dio è fedele, Dio è buono. Valentina, io volevo ringraziarti per la tua testimonianza, ringrazio il tuo coraggio, perché è bello poter gridare ai quattro venti e gridare al mondo le opere che Dio fa e che ha fatto nella tua vita. Quindi io ti voglio ringraziare. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di dare questa grande testimonianza che Dio, questo grande miracolo che Dio ha fatto nella vita mia e di mia figlia. Amen, è veramente un grande miracolo da testimoniare. E quello che volevo dirvi a voi ascoltatori è proprio questo: ci sono tante testimonianze che molto spesso sono nascoste, o perché appunto si è timidi, o perché si pensa di non sapere parlare ad un microfono. Però io voglio dirvi questo: Dio ha fatto un'opera in voi, e se Dio lo ha permesso è perché non rimanga fine a noi stessi, ma che sia di testimonianza e che possa essere di edificazione a tutte quelle persone che hanno bisogno di una parola di incoraggiamento, che hanno bisogno di una parola che li possa scuotere come un terremoto. Quindi io vi chiedo questo: c'è un numero in sovraimpressione su questa radio che voi potete utilizzare, potete chiamare se avete bisogno di un supporto, se avete bisogno di una preghiera, se avete bisogno di qualcuno che vi ascolti. Noi ci siamo e siamo ben lieti di potervi aiutare, di esservi di supporto. Io vi ringrazio tutti gli ascoltatori, vi ringrazio per l'opportunità che date a questa trasmissione di andare avanti. Io vi ringrazio, vi benedico e vi do appuntamento alla prossima puntata su Radio Zoe. Da Radio Zoe, grazie Bergamaschi, alla prossima.
Abbiamo trasmesso Il Dono di Grazia, un programma di Grazia Bergamaschi, in onda su Radio Zoe, ogni lunedì alle 18.